anno dal primo incontro promosso dal cardinale Caffarra e svoltosi nel parco di Villa Revedin, gli esponenti delle religioni monoteistiche, ebraismo, cristianesimo e islam, si sono ritrovati nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano a manifestare un comune desiderio di pace. A rappresentare le rispettive comunità erano presenti Rav Alberto Sermoneta, rabbino capo della comunità ebraica, Monsignor Matteo Zuppi, arcivescovo, e Yassin Lafram, coordinatore delle comunità islamiche. Dopo un primo momento musicale sotto il portico di Strada Maggiore, la manifestazione si è svolta all'interno della basilica, dove era stato collocato un giovane albero di ulivo. L'incontro è stato voluto nuovamente non solo per ripetere un'esperienza positiva, ma anche per fare il punto su quanto avvenuto nell'ultimo anno e rinnovare la solidarietà nel promuovere il bene comune. Tra gli eventi che hanno segnato l'ultimo periodo c'è stata l'inaugurazione del monumento memoriale della Shoah sul Ponte di Galliera, con il quale la città esprime il dovere della memoria perché non si ripetano crimini contro l'umanità, e l'arrivo di Monsignor Matteo Zuppi, che ha voluto subito manifestare il suo impegno nel dialogo interreligioso. Le stragi di Parigi e di Bruxelles hanno mostrato d'altro canto come il terrorismo possa essere dentro le nostre stesse città. L'evento era inserito in un concerto della Youth Chamber Orchestra, composta da giovani musicisti che hanno voluto specializzarsi nel proporre la musica delle varie tradizioni religiose quale messaggio universale. Il coinvolgimento di questi giovani indica la strada della conoscenza e la ricchezza nelle diversità.